Oggi io, Laura, Alessio e Manuel parleremo della vita e del metodo di Cartesio mediante una presentazione fatta su Prezi. Allora, René Descartes, italianizzato come Cartesio, è stato uno dei personaggi filosofici più importanti della storia, in quanto ha caratterizzato il passaggio dal Rinascimento all'età moderna. Allora, la sua speculazione sulla filosofia è caratterizzata dalla risoluzione di un nuovo problema, che è caratterizzato dall'uomo visto come entità soggettiva e dal mondo visto come entità oggettiva. Allora, Cartesio è inoltre il fondatore del razionalismo, ovvero quel tipo di corrente filosofica che è caratterizzata dalla ragione come oggetto per raggiungere la verità, nonché lo strumento per avere una nuova visione complessiva del mondo. Allora, Cartesio nasce alla Haie nel 1596 e sin dall'età di 8 anni viene educato per ulteriori 8 anni come gesuita alla Fesch. Questa è la scuola della Fesch. Allora, quindi dal 1604 al 1612 viene educato come gesuita alla Fesch, e questo è molto importante. In quanto lui fu un filosofo e matematico francese, ma si dedicò anche alla fisica in certi punti. Allora, Cartesio dice di aver trovato la via del suo metodo mediante, in una sola notte, tramite tre sogni, come disse lui, miracolosi, che gli diedero la prima intuizione appunto per descrivere il suo metodo di filosofare. Questi sogni, questa intuizione viene descritta per la prima volta nel 1619 in una sua opera, composta appunto tra 1619 e 1630. Allora, Cartesio in questo periodo si arruola anche nel servizio militare, ma essendo un nobile è esente da molti obblighi, quindi è libero di poter viaggiare in Europa, studiare matematica, fisica e appunto dedicarsi alla sua dottrina del metodo. Allora, nel 1628 Cartesio si trasferisce in Olanda, in quanto gli obblighi sociali di Parigi non gli consentivano di filosofare e di lavorare liberamente, mentre in Olanda egli poté tranquillamente appunto lavorare e dedicarsi alla sua dottrina del metodo. Qui Cartesio iniziò a comporre un trattato sulla metafisica, che però non pensò di pubblicare immediatamente, ma se lo conservò. E successivamente invece compose un trattato sul mondo, che chiamò Trattato sulla luce. Cartesio fu molto condizionato dalla condanna di Galileo riguardo alla sua dottrina copernicanesima sull'eliocentrismo. E infatti Copernico nella sua dottrina del metodo sosteneva il copernicanesimo. Quindi decise di non pubblicare immediatamente neanche queste sue opere. Ma successivamente pubblicò alcune delle sue scoperte mediante tre saggi, che sono la dioptrica, le meteore e la geometria. Allora, Cartesio nel corso della sua vita ebbe, diciamo, una corrispondenza con Elisabetta del Palatinato, e questa specie di corrispondenza gli diede l'idea di scrivere un'altra delle sue opere. Cartesio si stabilì per il resto della sua vita nella corte di Cristina di Svezia, che accettò i suoi ripetuti inviti, questa è Cristina di Svezia, accettò i suoi ripetuti inviti di trasferirsi nella sua corte. Qui in Svezia, a causa del rigido inverno, morì di polmonite nel 1650. Allora, abbiamo diversi tipi di curiosità sulla morte di Cartesio, in quanto trasferitosi a Stoccolma presso Caterina di Svezia per fargli da mentore, da insegnante, diciamo, era abituato a degli orari completamente differenti da quelli a cui si dovette abituare successivamente. Infatti Cartesio si svegliava circa alle 11 del mattino e riceveva diciamo, gli suoi appuntamenti ancora sotto le coperte, mentre per fare da mentore, da insegnante a Cristina dovette svegliarsi ancora di notte per raggiungere la parte successiva della città e comunque fare la lezione a Cristina. Il Papa Innocenzo X però vide in Cartesio uno ostacolo, infatti mandò per cercare di ostacolarlo, di convertirlo.
infatti la regina al cattolicesimo, un suo diciamo monaco che vive diciamo in Cartesio, uno stato infatti, lo assassinò secondo alcuni tramite un'ostia contenente un veleno arsenico, che era l'arsenico. Vai. Chi volesse approfondire questa questione può trovare il link della nostra presentazione in Jay-Z. Allora, il metodo di Cartesio, per essere concretizzato e quindi legittimato, ha bisogno di essere immerso nel mondo filosofico. Da qui crea le sue quattro regole del metodo, che sono l'evidenza, l'analisi, la sintesi, l'enumerazione e revisione. Quindi, l'evidenza è quel processo mediante il quale un'affermazione è considerata vera solamente in caso, nel caso questa sia evidentemente vera per l'individuo, mentre si rifiuta l'affermazione se questa porta l'individuo a ogni tipo, ogni forma di dubbio. L'analisi invece è quel problema mediante il quale quella regola mediante la quale un problema ha bisogno di essere suddiviso nei suoi elementi più semplici, in quanto questo problema è complesso e quindi ha bisogno di essere semplificato. L'analisi è quindi l'analisi è controllata mediante l'enumerazione, cioè gli elementi più semplici del problema vengono enumerati mediante un sistema di ordine. Inoltre un'altra regola è quella della sintesi, cioè
passaggio da delle conoscenze più semplici a delle conoscenze più universali. La sintesi è invece controllata dalla revisione, cioè una revisione complessiva di ciò che dei vari passaggi che abbiamo effettuato. Questa è una mappa creata sempre da noi, ci manchi per presentare le cose. Inoltre abbiamo degli altri approfondimenti, tra cui un video che adesso in assenza di connessione non possiamo vedere, un riassunto creato da Laura, degli approfondimenti sul metodo e inoltre il discorso sul metodo. Qua abbiamo l'immagine della copertina. Poi